Buonasera, come sempre qui siamo qui questa sera alle 7, ogni volta è sempre lo stesso appuntamento oramai da quando siamo tutti in casa. E in particolare questa sera iniziamo a introdurre semplicemente quello che è il testo della Veranda Semita, che è mentre negli altri incontri abbiamo fatto appunto Patanjali, dove appunto si è visto che fondamentalmente è un trattato del funzionamento della mente e di tutti i suoi vari aspetti, nella Veranda Semita invece troviamo quelli che sono gli aspetti un pochino più tecnici, cioè proprio la pratica quasi funzionale che uno yogi deve mantenere. C'è da dire che in generale, praticamente la Veranda Semita è sicuramente quello su cui dopo Patanjali uno yogi dovrebbe rivolgersi. Molti hanno nei confronti dell'Hatha Yoga dei preconcetti, pensando che sia soltanto un metodo per tenersi sani, per stare sani, ma in realtà si rimane molto in superficie perché lo scopo finale dello yoga, come abbiamo visto per quanto riguarda Patanjali, è la libertà e soprattutto il risveglio spirituale, il risveglio, quello che in realtà nello yoga viene chiamata energia latente ed è la Kundalini. Questo risveglio, una volta avvenuto, porta lo yogi a sperimentare una vasta gamma di esperienze, in genere appunto leva quella che è la paura di sperimentare e piano piano appunto si evolve. La Veranda Semita, come si diceva, è sicuramente un testo da osservare, da leggere con calma, quindi negli altri incontri farò sempre riferimento a come il testo va avanti, ecco. Diciamo che parla per l'appunto degli shat karma, cioè delle purificazioni, che sono appunto tutti quei processi che servono a noi oggi per mantenersi pulito, per mantenere gli organi interni puliti, appunto la gola, il naso, la lingua, insomma, tutta una serie di metodi che ci permettono di ovviamente rimanere puliti e sani. Diciamo che fondamentalmente, come tutte le pratiche yogiche, necessitano non soltanto di un testo scritto, ovviamente, ma necessitano anche di una persona, un maestro, alla quale rivolgersi per poter anche essere tranquilli, perché comunque in genere l'insegnante può anche indicare quelli che possono essere gli eventuali inconvenienti per queste pratiche. Ma soprattutto anche la tendenza mentale di un allievo è importante, quindi in base al rapporto, ovviamente il maestro farà sì che si possa progredire in questo percorso. Diciamo che non possiamo comprendere la Veranda Semita se non abbiamo ovviamente delle basi su Patanjali, perché Patanjali è inevitabilmente quello su cui partire come primis. E diciamo che comunque Gheranda non fa altro che riportare quelli che sono gli aspetti dello yoga, appunto trattando delle asana, trattando del pranayama e facendo appunto anche riferimenti abbastanza chiari. Le asana ovviamente non sono solo posizioni fisiche, ma ovviamente è un atteggiamento e questo tipo di atteggiamento lo si impara e si evolve con la pratica. E ovviamente il corpo fisico assume una posizione attraverso la pratica e cerca di, come dire, individuare quello che è l'atteggiamento corrispondente di volta in volta. Infatti, le varie posizioni fisiche ricordano la vasta gamma di forme esistenti nella creazione. Lo yogi fa assumere al proprio corpo le forme degli esseri viventi. Infatti, diciamo che i nomi delle asana ricordano appunto animali, per esempio il coccodrillo, Makarasana, il serpente, Bhujangasana, la rana, Mandukasana, tutte posizioni che ricordano comunque gli esseri viventi. Si dice che il numero degli esseri viventi sia di
8 milioni e 400 mila, e quindi in realtà sono innumerevoli le posizioni che si possono assumere con il corpo. E ovviamente man mano che si progredisce e ci si destreggia nelle asana, si potrà iniziare a respirare, come si diceva. Il pranayama ovviamente arriva dopo la consapevolezza del corpo. E appunto questo fa sì che si inizi a riscoprire le potenzialità del proprio corpo. Siccome attraverso tutte queste pratiche si agisce sui nervi, sulle ghiandole, sul diaframma, sul respiro, il corpo piano piano inizia ad aprirsi inteso con riferimento al fatto che inizia ad avere una maggiore capacità, quindi una maggiore potenzialità, e quindi di conseguenza acquisisce sicurezza. Ricordate che l'insicurezza è uno, Patanjali ci fa riferimento, l'insicurezza è uno dei problemi della mente, quindi attraverso lo yoga noi acquisiamo sicurezza attraverso proprio il corpo. E diciamo che in tutti questi processi ci si rende conto che si ha bisogno proprio di purificarsi a livello proprio fisiologico. È ovvio che bisogna comunque riuscire a capire che non si può essere soltanto dei bravi atleti, perché si può essere dei bravissimi atleti, ma se non c'è una spinta di evoluzione interna, è ovvio che non si può divenire yogi. È ovvio che questa è la differenza tra esercizi occidentali e le asana. E diciamo che con lo yoga è un'evoluzione molto, sicuramente progredisce nel tempo, mentre magari un atleta ha la necessità di essere giovane, vigoroso e in forma. Con lo yoga più si va avanti, soprattutto negli anni, più si acquisisce una consapevolezza che fa sì che tante cose che magari a 20 anni non erano possibili, a 40, 30 diventano semplici, diventano conosciute per il corpo. Ed è un'evoluzione che si comprende attraverso l'esperienza. Ci vuole proprio, come dire, fisiologicamente l'esperienza fatta per riuscire a comprendere questo meccanismo. Appunto, diciamo che lo yogi cerca di praticare le asana per dimenticare il corpo, perché in realtà vuole che il corpo non richiami costantemente attenzione, quindi vuole far sì che si attivi la coscienza, quindi che diciamo si perda un po' quell'io fondamentale che ci fa agire in tutta la nostra quotidianità. Ovviamente oltre alle asana e al pranayama, Granda ci inserisce anche un trattato dei mudra. I mudra sono delle tecniche di rivitalizzazione dei vari plessi nervosi. Diciamo che agiscono direttamente sulle ghiandole endocrine e gli organi interni, perché i mudra sono considerati non solo quelli delle posizioni delle mani, che in genere sono quelli più conosciuti, ma in realtà sono mudra che si attivano anche attraverso il corpo, quindi a livello proprio fisiologico ci si inserisce in posizioni che sono considerati dei mudra. Ovviamente inserendo i mudra insieme al pranayama, è ovvio che il sistema linfatico, il sistema delle ghiandole, il sistema muscolare ha una serie di, come dire, impulsi che sono molto potenti. Ecco perché bisogna sempre riuscire a comprendere bene ciò che si sta facendo nello yoga. È per questo che in realtà, lo yoga è sicuramente, deve essere fatto con consapevolezza e non come una semplice pratica fisiologica. All'inizio ovviamente molti di questi mudra, anche a livello fisiologico, possono sembrare fisici, ma è ovvio che è come si indirizza la mente, come ci ha insegnato Patanjali, è come riusciamo a mantenere il samyama, cioè quelle tre fasi della mente in cui si può osservare e direzionare la mente. I mudra a volte vengono anche definiti segreti e inaccessibili. Ma è ovvio che in realtà si possono trovare descritti,
largamente oramai è facile trovare qualunque forma di informazione. Il problema sostanziale è che non basta l'informazione per riuscire ad avere, come dire, l'effetto sia fisiologico che a livello mentale dei mudra. Bisogna sviluppare molta convinzione, fede e soprattutto fiducia in se stessi, cose che vengono ovviamente gradualmente con lo yoga. E in generale, comunque, lo yogi non è che vuole fare semplicemente la posizione perfetta, vuole sentire a livello fisiologico qualcosa che cambia e la base è sicuramente un corpo che deve essere sano. Perché ricordate, Patanjali ce lo dice, la malattia è sicuramente una delle cose che possono essere un blocco nel percorso, perché la malattia fisiologica è ovvio che richiama sempre grande attenzione e la mente va dove il corpo duole. Ovviamente ci vuole un po' di pazienza, ma in realtà lo yoga è abbastanza diretto, cioè come vi dicevo lo yoga è sicuramente qualcosa che o ci si innamora immediatamente, quindi il percorso diventa anche quasi naturale, perché ricordate l'entusiasmo è sicuramente una base fondamentale. E diciamo che tutto questo per introdurvi la Gheranda Samhita, per farvi comprendere che in realtà è tutto collegato, quindi inevitabilmente bisogna arrivare a certe informazioni attraverso un percorso. Le informazioni sono fondamentali perché sono inserite all'interno della nostra mente e si elaborano piano piano e quindi c'è per forza questo percorso da fare. E quando parlo appunto del risveglio dell'energia, che la maggior parte degli yogi tutti la riconoscono nella Kundalini, la Kundalini ovviamente è il punto energetico che vogliamo risvegliare. Lo yogi inizia a sperimentare una vasta gamma di esperienze spirituali perché in realtà eleva un po' i suoi sentori, quindi diciamo che gradualmente percepiamo che non siamo più tirati in giù verso il basso dagli istinti primordiali, riusciamo ovviamente perché la mente è meglio soggiogata a indirizzarci verso qualcosa di un pochino più elevato. E questo viene anche chiamato come espansione di coscienza, quindi quello che ovviamente attraverso queste pratiche si vuole percepire è questa espansione di coscienza. E ovviamente tutte queste pratiche vanno assimilate piano piano e sicuramente sotto una buona guida non sarà difficile riuscire a capire quali sono quelle fatte apposta per noi, ecco, quelle che ci possono aiutare maggiormente. Quando appunto si capisce bene come muoversi dentro tutte queste pratiche, allora si acquisisce quella che è la libertà di scegliere quale pratica fa più per noi. Però vi ricordo sempre che questi elementi devono essere sempre guidati da un maestro, perché è l'unico che può comprendere realmente quali sono le nostre tendenze mentali, quali sono le nostre problematiche e a volte farci andare a scontrare proprio con quelli che sono i nostri blocchi. Però abbiamo la necessità di avere un rapporto con un maestro, altrimenti tutto il percorso diviene come sì, magari si vaga, però in realtà senza una cartina, quindi si ha la necessità di comprendere bene qual è la via migliore da intraprendere, ecco. Quindi ci vuole un pochino di tempo, bisogna anche riuscire a sperimentare l'affinità con i vari maestri. Quindi in genere è giusto anche riuscire a capire quale può essere il nostro miglior maestro. E diciamo che serve oltretutto anche sempre quella particolare capacità del dhyana, cioè della meditazione, cioè durante le asana e le pratiche, riuscire a essere sempre bene con la mente presente a quello che stiamo facendo. Il dhyana è inteso proprio come meditazione
di tutto quel percorso che abbiamo visto all'interno di Patanjali, in cui la mia mente viene assorbita all'interno di quello che io sto facendo. E, ovviamente, come sempre, ci sono pratiche di devozione, di fede e il Bhakti Yoga, ovviamente, ma su questo tralascio, perché poi Ghiranda, durante l'arco del libro che faremo, spiegherà in maniera più dettagliata quelle che sono le pratiche da seguire da un punto di vista proprio comportamentale. Ma cosa ci interessa ed è più interessante sicuramente per noi sono appunto queste pratiche di purificazione, di Shat Karma. E ovviamente vedrete che sono proprio pratiche fisiche, quindi come pulirsi il naso, come pulirsi la lingua, come pulirsi l'esofago, come pulire bene l'intestino, lo stomaco e tutte le varie parti che servono appunto alla respirazione, a tutto quello che serve appunto per funzionare bene. Anche per esempio l'uso, faccio un esempio che poi vedremo nel dettaglio più avanti, anche l'uso dell'acqua fredda per lavarsi è sicuramente una pratica, cioè proprio pratica a livello strumentale. E diciamo che queste servono proprio per far sì che il nostro corpo possa essere pulito. Per una pulizia serve sempre una buona dose, un po' di coraggio, perché evidentemente pulirsi il naso non è, se uno non l'ha mai fatto, sicuramente è una cosa che all'inizio può risultare fastidiosa, in ugual misura la lingua, in ugual misura tutte le altre pratiche, ma sicuramente è un modo anche per mettersi alla prova. Come si dice, sperimentare è l'unico mezzo per poter conoscere. E perché quante volte a volte vi dicono qualcosa, ma inevitabilmente finché voi non riuscite a verificare in prima persona quell'elemento, quel qualcosa, è ovvio che la vostra coscienza, questo per farvi iniziare a capire un po' di che cosa si parla, la vostra coscienza rimane latente. Sì, c'è questa informazione, c'è questa conoscenza, come può essere anche un libro, ma se non sperimento a livello fisiologico, a livello di coscienza, per me quella informazione rimane solo a uno stato potenziale. Quindi, questa sera io vi ho solo introdotto quello che poi faremo durante le altre lezioni e andiamo subito a praticare, quindi brevissima introduzione questa sera, non mi dilungo, sebbene sanno i miei allievi quanto mi piace comunque spiegare tante cose da un punto di vista teorico, però andiamo sul tappetino questa sera. Allora, bene, come sempre scalzi. Ci mettiamo sul tappetino. Questo è un mala. Spiegherò bene anche a cosa serve poi il significato. Ricordate che sempre, piano piano, durante tutte le lezioni cercherò di spiegare sempre molti dettagli che sono a volte un po', come dire, sempre visivi e sotto la luce di tutti, ma che pochi poi sanno il vero significato. Allora, bene davanti al tappetino, portiamo la gamba destra dietro, cerchiamo un po' di esagerare con l'apertura delle gambe, pieghiamo il ginocchio sinistro, andiamo un pochino a sentire come sta, lo massaggiamo. Cerchiamo di aprire bene le dita del piede, la gamba destra dritta e lunga. Cerchiamo di non spingere troppo stasera, di rimanere nelle posture, di respirare. Ci muoveremo, quindi una pratica in movimento questa sera, senza badare troppo alla tecnica.
cerchiamo di aprire bene il petto, che significa che se normalmente mi metto in questa posizione, mando la spalla destra indietro, la spalla sinistra in avanti. Cerco di avere i fianchi in linea, lascio andare un po' le forze. Inspirando, sollevo le braccia. Espirando, allargo e disegno l'orizzonte. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Espiriamo, abbasso e disegno l'orizzonte. Inspiriamo sulle braccia. Espiro, scendo verso il basso e mi appoggio, gomito e ginocchio. Apro bene il petto. Cerco di mantenere comunque la spalla morbida. Ricordate sempre di trovarci il movimento nella spalla. Anche il collo e la gola, morbidi, non rigidi. Cercate di essere sciolti. Apriamo bene il petto, respiriamo, inspiriamo, la forza arriva dal piede sinistro e vado in Virabhadrasana. Espiro, mi riappoggio. Inspiro, la forza arriva dal piede, sotto il piede sinistro, spingo. Espiro, mi riappoggio. Inspiro. Espiro. Inspiro, la forza arriva dal piede. Espiro. Inspiro, vengo su e allungo la gamba. Qui trovo ristoro, osservo, cerco di sentire la muscolatura della coscia. E ruoto i piedi, lato opposto. Bene, piego la gamba destra, massaggio un pochino il ginocchio destro, sento come sta. Cerco di avere sempre il ginocchio sopra la caviglia. Ed anche qui osservo senza spingere troppo, ma in questo caso in maniera naturale la spalla sinistra la spingo indietro, la spalla destra la spingo in avanti e allargo. Posso mantenere lo sguardo in avanti, inspiro su, espiro, inspiro su, espiro, inspiro su, espiro, inspiro su, espirando mi appoggio. E anche qui morbido il collo, morbida la bocca, la lingua sul palato. È come se risucchiassi la lingua sul palato e la spalla morbida, la nuca morbida, il lavoro è sulla coscia destra, respiro. Inspiro, la forza arriva dal piede destro, espiro. Guardo su, inspiro, guardo in avanti, cerco di coinvolgere bene la cervicale, espiro, inspiro, guardo in avanti, espiro, inspiro, guardo in avanti, espiro, ancora una volta, inspiro, guardo in avanti, espiro. Inspiro, guardo in avanti e allungo e qui trovo ristoro nella coscia, osservo la sensazione. Continuo a respirare e ritorno dall'altro lato, sempre piego il ginocchio sinistro. Inspirando questa volta scendo mano sinistra a terra di fianco al piede sinistro. Ruoto bene la spalla destra, porto la mano destra a terra, sollevo il tallone destro, inspiro sulla gamba sinistra verso il cielo. Espirando, porto il tallone destro, scusate, il tallone sinistro, il gluteo sinistro, apro bene l'anca, il ginocchio sinistro su. C'è una rotazione all'interno della lombare, le mani bene forti a terra, respiro. Inspirando,
il più lentamente possibile il piede sinistro tra le mani. Tallone destro che rientra su il braccio destro, inspiro su, espiro, mi appoggio, gomito, ginocchio, apro, inspiro, ritorno, guardo avanti, espiro, mi appoggio, bene il petto aperto, la spalla libera, inspiro, torno, espiro, scendo verso il basso, ruoto bene la spalla destra, mani a terra e di nuovo, tallone destro su, gamba sinistra su. Tallone sinistro al gluteo sinistro, apro bene l'anca. E di nuovo porto lentamente il piede sinistro tra le mani, tallone destro che rientra sul braccio destro, inspiro. E ruoto i piedi l'altro lato, bene il ginocchio destro piegato. Inspiro, scendo, mano destra all'esterno del piede destro, ruoto bene il braccio sinistro e giù. Sollevo il tallone sinistro, inspiro sulla gamba destra. Respiro, tallone destro al gluteo destro, apro l'anca, voglio portare il ginocchio verso l'alto. Respiro. E lentamente porto il piede destro tra le mani, tallone sinistro che rientra sul braccio sinistro, inspiro, vengo su, espiro, mi appoggio, inspiro, vengo su, espiro, scendo, di nuovo mano destra all'esterno del piede destro, mano sinistra a terra, sul tallone sinistro, sulla gamba destra. Tallone destro al gluteo destro, apro l'anca. Respiro. E lentamente, più lentamente possibile, porto il piede destro tra le mani, tallone sinistro che rientra sul braccio sinistro e apro. Allungo la gamba, ruoto dall'altro lato. Bene, di nuovo mi riappoggio sul braccio destro. Inspirando, ritorno. Mano destra dietro il ginocchio destro e guardo su, respiro. Mantengo la postura. Ho sempre il ginocchio sinistro piegato. Apro bene il petto. Se riesco un pochino scivolo per andare verso il polpaccio, ma non è necessario, posso rimanere dietro il ginocchio. Respiro. Mantengo, cerco di respirare sempre col naso. Lavoro sul fianco. Sinistro, cerco l'allungamento, qualcuno mi tira il braccio verso l'alto. Respiro. Ed inspirando, sempre la forza sotto i piedi, recupero. Espiro, mi appoggio, guardo su. Ruoto bene la spalla destra in avanti, mano a terra. Sollevo il tallone destro, braccio sinistro su. Respiro. Bene, il tallone sollevato, respiro. Ruoto bene la spalla, sinistra in avanti, mano a terra. Spingo sulle mani, sulla gamba sinistra, tallone sinistro al gluteo sinistro, apro l'anca. Respiro sempre col naso. E di nuovo lentamente, il più lentamente possibile,
Porto il piede sinistro tra le mani. Tallone destro che rientra su il braccio destro, inspiro. Allungo la gamba, ruoto l'altro lato, di nuovo il ginocchio piegato, sempre le braccia larghe. Inspiro, mi appoggio, apro. Espiro, risalgo, mano sinistra dietro il ginocchio sinistro, braccio destro su. Guardo bene verso l'alto, spalle libere, petto aperto. Mi raccomando, la cervicale, la nuca morbida, la lingua sul palato. Ed anche qui, se riesco, scendo verso il polpaccio, ma non è necessario, posso rimanere anche dietro il ginocchio. Respiro. Il lavoro è sul fianco, cerco di avere il ginocchio sempre in linea al piede. Inspirando ritorno, espirando mi appoggio. Ruoto bene il braccio sinistro in avanti, appoggio la mano a terra sul tallone sinistro, braccio destro su. Respiro. Cerco di avere il mento parallelo alla spalla. Respiro. Ruoto bene il braccio destro in avanti, mano a terra. Spingo sulle mani, sulla gamba destra. E di nuovo tallone destro al glutaro, apro l'anca. Anche le spalle, cerco di averle in linea. Respiro. Ed inspirando lentamente, il più lentamente possibile, uso bene tutto il corpo. Porto il piede destro tra le mani, tallone sinistro che rientra su il braccio sinistro e di nuovo su. Espiro, mi appoggio, apro bene il petto, guardo verso l'alto. Inspirando vengo su e allungo la gamba. Ruoto di nuovo i piedi dall'altro lato e di nuovo mi appoggio, espiro. Inspiro, mantengo il ginocchio piegato, guardo avanti. Espiro. Inspiro su. Espiro. Inspiro su. Espirando scendo, mano sinistra all'esterno del piede sinistro, ruoto la spalla destra sul tallone destro, sulla gamba sinistra. Tallone sinistro al gluteo, apro l'anca. Respiro. E lentamente porto il piede sinistro tra le mani. Tallone destro che rientra, ginocchio piegato sul braccio destro. Espiro. Inspiro, vengo su. Mi appoggio, mano destra, dietro il ginocchio destro, apro se voglio, scivolo. Ricordo il ginocchio in linea, respiro. Inspirando ritorno e mi appoggio. Inspiro, ritorno, su. Espiro, mi riappoggio. Su, bene la rotazione del braccio destro, mano a terra, sollevo il tallone destro sul braccio sinistro. Respiro. Mantenete la postura, la ruota da questo lato per far vedere la posizione. Bene, questa. Respiro.
Lentamente mantenete la postura di nuovo. Ruoto la spalla sinistra in avanti, mano sinistra a terra. Spingo sulle mani, sulla gamba sinistra, tallone al gluteo, apro l'anca. Respiro. Inspirando lenta, bene, l'anca di nuovo aperta, il piede tra le mani, tallone destro che rientra, inspiro su. Espiro, mi riappoggio. Inspiro, ritorno e ruoto i piedi, piego il ginocchio, mi riappoggio, bene, apro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, vengo su e mi appoggio, bene, apro il petto. Respiro. Cerco di avere il petto bene aperto, la spalla morbida, la cervicale libera. Lentamente scendo, mano destra a terra, ruoto il braccio sinistro sul tallone sinistro verso l'alto, la gamba destra. Tallone destro al gluteo destro, apro l'anca. E lentamente il piede destro tra le mani. Tallone sinistro che rientra su il braccio sinistro, rotazione delle spalle, bene tutto aperto. Espiro, mi appoggio. Ruoto bene il braccio sinistro in avanti, appoggio la mano a terra sul tallone sinistro, sul braccio destro. Respiro. Ruoto bene il braccio destro in avanti, mano a terra, spingo sulle mani, sulla gamba destra, tallone al gluteo, apro l'anca. Lentamente, più lentamente possibile, il piede destro tra le mani, tallone sinistro che rientra su il braccio e apro, allungo, ritorno con i piedi in avanti. Sulle braccia, piego i gomiti, respiro. La coda in avanti, il petto alto, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ruoto i talloni all'interno, le punte dei piedi all'esterno, mantengo la posizione delle braccia su e piego le ginocchia. Allora, da qui sistemo i piedi. Nella misura in cui mi serve scendere verso il basso, cerco di tenere le mani davanti al petto nel segno della preghiera. Per ognuno l'apertura è differente, cerco di avere bene la sistemazione dei piedi e cerco di portare i gomiti che spingono le ginocchia, piedi a terra, petto alto e respiro. Non è questo, è sempre con il petto alto, libera la gola, libera le spalle, mantengo la postura.
Inspirando, spingo sotto i piedi, lenti, mantengo bene i glutei forti, spingo sotto i piedi e vengo su. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Non sposto i piedi, se ho trovato già la misura, scendo. Bene, la colonna dritta, i gomiti che spingono le mani davanti al petto. Bene, colonna dritta. Inspiro, spingo sotto i piedi. Bene, i glutei attivi, su. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro, scendo, bene, scendo, piedi attivi, appoggio ancora i gomiti che spingono le ginocchia. Ogni volta deve apparire sempre più semplice la postura. Ancora una volta, spingo sotto i piedi, glutei forti, inspiro, espiro, inspiro di nuovo, vengo su, espiro giù le braccia. Ricomincio, gamba sinistra in avanti, gamba destra dietro. Tutte le posture messe in sequenza, con calma, si respira. Inspiro, ricordate di aprire il petto. Espiro. Inspiro. Espiro, mi appoggio, apro il petto. Inspiro. Espiro. Inspiro, vengo su. Espiro, mi appoggio. Inspiro, ritorno. Espiro. Inspiro, vengo su. Espiro, mi appoggio. Inspiro. Espirando, questa volta scendiamo. Mano sinistra all'esterno della mano sinistra, braccio destro in avanti, mano a terra. Inspiro sul tallone destro e sulla gamba sinistra. Tallone sinistro al gluteo sinistro, apro bene l'anca. Respiro. E lentamente, il più lentamente possibile, porto il piede sinistro tra le mani. Tallone destro che rientra su il braccio destro, inspiro, espiro, mi appoggio dietro, inspiro, espiro, gomito e ginocchio, apro. Inspirando bene il braccio destro in avanti, mano destra a terra, sul tallone destro, sul braccio sinistro. Ricordate il mento in linea alla spalla, respiro. Bene in avanti il braccio sinistro, ruota la spalla, mano sinistra a terra, spingo sulle mani, sulla gamba sinistra. Tallone sinistro al gomito sinistro, apro. Inspirando di nuovo, piede sinistro tra le mani, tallone destro che rientra, inspiro su, allungo, cambio lato, bene il ginocchio piegato, inspiro, riempio, espiro, inspirando vengo su, espiro, mi appoggio dietro. Inspiro, vengo su, espiro,
respiro, mi appoggio. Ruoto bene la spalla sinistra in avanti. Su il tallone sinistro, braccio destro, su, apro. Ruoto bene il braccio destro in avanti, mi appoggio, spingo sulle mani, sulla gamba destra, tallone destro, gluteo destro, apro l'anca. Inspirando di nuovo il piede destro tra le mani, tallone sinistro che rientra, su, bene verso l'alto. Espiro di nuovo, mi riappoggio. Inspiro, ritorno. Inspiro, espirando scendo mano destra a terra, all'esterno della mano destra, ruoto il braccio sinistro sul tallone sinistro, sulla gamba destra, tallone destro al gluteo destro, apro l'anca. Inspirando lento il movimento, molto lento, possiamo anche fare più respiri. Movimento lento, piede destro tra le mani, tallone sinistro che rientra, su il braccio sinistro e su. Allungo, recupero i piedi sulle braccia, piego i gomiti, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, in, e, in, e, inspiro, vengo su, allungo le braccia, rientro con i talloni e come prima vado a cercare la misura. Inspiro, espiro. Sistemo i piedi, cerco di mantenere la postura, bene la colonna dritta, il petto libero, piedi attivi. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, scendo espirando bene i glutei, i gomiti e le ginocchia. Manteniamo la postura, sistemiamo i piedi se serve, bene il petto alto. Proviamo a chiudere gli occhi e mantenere la postura. Inspiro, glutei forti, spingo, vengo su. Espiro, un'ultima volta. Bene i piedi forti, piego le ginocchia e scendo, mani davanti al petto, bene i gomiti che spingono le ginocchia, il petto libero. E da qui senza fretta vado a sedermi all'indietro, mano destra sotto il piede destro, mano sinistra sotto il piede sinistro e all'arco. Rimanete in posizione, recupero il centro del tappetino.
Lentamente provo a chiudere le gambe. Ricordate le dita che fanno pressione sotto la pianta del piede. Ricordate di non rimanere sulla lombare, siamo sui glutei. Cerchiamo di averli attivi. E lentamente sgancio, attivo un pochino l'addome. Cerco di sentire bene la postura, le gambe dritte, il petto alto. Allora, porto un pochino più verso il basso la gamba sinistra, gamba destra un pochino più in su verso l'alto. Gamba destra verso sinistra, gamba sinistra verso destra, incrocio. Da qui prendo i dorsi dei piedi. Non ho fretta. Sistemo la postura. Tiro verso di me i talloni, vado in avanti con le ginocchia. Bene, una postura che abbiamo già visto, gambe incrociate, dorsi dei piedi allungati. Allora, cerchiamo di avere i dorsi dei piedi sul tappetino, perché a contatto con il pavimento potrebbero alla lunga dare fastidio. Invece qui cerchiamo di avere bene la postura e di osservare se abbiamo le ginocchia troppo distanziate, con la mano destra spingo il ginocchio destro, con la mano sinistra il ginocchio sinistro, in modo tale da averci l'una sopra l'altra. Cerco di avere i dorsi dei piedi allungati. Mukha Asana, la posizione della testa della mucca. Cerco di avere bene i dorsi dei piedi allungati e possibilmente entrambi i glutei a terra. Sistema anche le braccia. Inspiriamo, solleviamo le braccia. Espiriamo, andiamo in avanti. Inspiriamo, pieghiamo i gomiti. Espiro, spalla destra indietro, spalla sinistra in avanti, incrocio le braccia e su. Rilasso le spalle. Lasciamo fare il lavoro alla posizione. Sgancio le braccia su. Incrocio dietro la nuca, mano destra, gomito sinistro, mano sinistra, gomito destro. E qui rilasso. Lascio andare le spalle. Mantengo la postura. Usiamo bene il respiro. Allungo le braccia, mi inchino all'indietro, allungo le gambe, le tengo alte, come prima vado a prendere bene i piedi, mi sposto ma cercate di tenerli tutti sulla stessa postura, bene allungo, anche qui le mani sotto la pianta del piede, con le dita faccio pressione. Ricordate che i piedi spingono le mani e le mani spingono i piedi, le spalle si allungano. Ricordate di lasciare un po' di forze, quelle che non servono per mantenere la postura, le abbandono. Con gli occhi chiusi osservo il corpo e il respiro.
sgancio le mani. Mantengo un po' la postura, sento la forza del corpo, gamba destra verso il basso, senza appoggiarla a terra, gamba sinistra su, gamba sinistra verso destra, gamba destra verso sinistra, piego le ginocchia. Vado ad afferrare i piedi, tengo comunque i piedi alti e da qui, mentre porto i talloni indietro, le ginocchia in avanti. Cerco di risistemarmi come prima, rimango in questa modalità di osservazione. Bene, con la mano sinistra spingo il ginocchio sinistro, con la mano destra il ginocchio destro, mi aiuto con i piedi. Mi raccomando, i dorsi dei piedi sul tappetino e cerco di avere le ginocchia l'uno sopra l'altro. I glutei entrambi a terra. Inspiro su, espiro in avanti, inspiro, piego, espiro, spalla sinistra indietro, spalla destra in avanti, incrocio e su. Inserisco bene il respiro. Lascio fare la postura. Sgancio e allungo su, piego i gomiti, mano destra, gomito sinistro, mano sinistra, gomito destro, chiudo gli occhi, rilasso le spalle, lascio fare la postura con gli occhi chiusi, osservo cosa accade all'interno della coscia destra, della coscia sinistra. Esploro bene il respiro, cerco di indirizzarlo verso il basso, l'addome si muove in maniera lenta e controllata. Inspiro, respiro, fluidi, lenti. Esplorate cosa accade all'interno delle spalle, delle mani, delle braccia. Ed inspirando sulle braccia. Non ho fretta, come prima mi inclino all'indietro, lenti, controllati, allungo le gambe. Questa volta andiamo bene a tenere l'addome attivo, le braccia morbide. Cerco di avere un atteggiamento rilassato questa sera. Abbiamo scoperto che le asana sono anche un atteggiamento. Bene, morbido, respiro. E lentamente incrocio le gambe. Allora, tengo o il mezzo loto, o il loto compiuto, oppure cerco di avere le anche comunque un pochino aperte, quindi piede destro vicino e piede sinistro bene in avanti, cerco di avere bene le ginocchia verso l'esterno, mani sulle ginocchia, coda in avanti, petto alto, la colonna deve sembrare dritta, apparire almeno dritta, occhi chiusi. Esploriamo bene il corpo, osserviamo.
per chi se la sente può tenere il mezzo loto o il loto completo. Cerchiamo di visualizzare bene la colonna, rilassare le spalle, mento parallelo al terreno, non troppo alto, non troppo basso. Percepisco bene le cosce, l'addome, il torace, le braccia. E con gli occhi chiusi muovo gli occhi a destra, a sinistra, in alto, in basso e creo dei cerchi in senso orario con gli occhi chiusi e in senso antiorario. Chi se la sente può rimanere in questa postura ed esplorare bene tutto quello che accade all'interno del corpo. Fate un lavoro di pulizia della mente. Osservate come si comporta la mente. Cosa arriva, cosa potete lasciare andare, dove potete indirizzare bene la vostra attenzione. Fatelo. La vostra attenzione al respiro, la vostra attenzione alle sensazioni delle anche, delle ginocchia, dei piedi. Osservate bene tutto ciò che accade all'interno del corpo. Per chi vuole l'abbandono e lasciarsi andare, si colloca a terra, pancia all'aria. E osserva il corpo a terra. Ognuno si prende il tempo che più desidera. Noi ci ritroviamo domani. Grazie mille dell'attenzione. Come sempre, namaste.